A Montesilvano quasi 1000 persone hanno partecipato all'evento giunto alla 20ª edizione di Papà ti salvo io, promosso dalla Società Nazionale di Salvamento. Ai tantissimi bambini presenti sono state illustrate le regole e le buone pratiche per un bagno sicuro. Bellissima manifestazione, la Guardia Costiera è sempre lieta di accompagnare queste manifestazioni improntate alla sicurezza innanzitutto. Il clima di allegria e la partecipazione dei ragazzini è importante. Già da piccoli va improntato una problematica di sicurezza nella balneazione e devo dire che è stata fatta con allegria, con gioia, e questo è per noi un momento di assoluta formazione che serve ed è garanzia di tutela della balneazione. Certo che da oggi oltre 300 bambini hanno imparato quelle che sono le regole per un bagno sicuro. Quando parlavamo col Ministero della Sanità, dell'Istituto Superiore della Sanità, avevano riscontrato che con questi eventi riuscivamo questi eventi qui fuori e anche nelle scuole siamo riusciti a diminuire una piccola percentuale delle mortalità. La prevenzione è l'immagine più importante che possiamo dare ai nostri figli e anche ai genitori dei nostri figli. La manifestazione è riuscita perché hanno dimostrato i nostri bagnini quanto lavoro fanno per fare prevenzione, perché tutto quello che si deve fare a mare è prevenire gli incidenti. Questo è un valore aggiunto che ha la categoria degli stabilimenti balneari e non a caso abbiamo scelto i migliori professionisti. La figura del bagnino, del guardia a mare, del guardia a spiaggia è una figura che deve fare esclusivamente questo lavoro, cioè quello di prevenire gli incidenti a mare e garantire la sicurezza della vita umana in mare.